Accomodi. Grazie. Chi è, Carlini? Comandi, ispettore. Va bene, venga, Carlini. Dica. Annos. Come? Annos. Il profumo. Francesco. E se non me ne accorgevo io, lei me lo faceva passare per Bergamasco. Vorrei dire forse Bergamo. Bergamot, Bergamasco, non stia a sottilizzare. Ispettore, sono bottigliette, se dovessimo mai aprire tutti i pacchi. Io non li apro tutti i pacchi, ne apro uno ogni tanto quando subdoro. A me nessuno mi fa adesso. Applichi la multa. Senz'altro, ispettore. E chi è questo signore? Ma lo sapete che non posso perdere tempo, mi fate venire gente, chi è? Ispettore, è il commissario Saracino. Permette, dottore. Mi scusi. Commissario Saracino. Tanto piacere. Molto lieto. Fortunato sono io. Io. Dottor Mastrillo, ispettore di Dogana. Molto lieto. È successo qualche cosa che non va? Sì, c'è qualche cosa che non va. Mi avete fermato un pacco, non capisco perché. Chi si è permesso? Quel pacco della Svizzera, dottore. Sì. Sì. Dove l'ha a prendere? Cosa aspetta? Subito, ispettore. Grazie, dottore. È suo, eh? Sì, grazie. Breve. Sì, breve perché veramente devo andare al commissariato. No, dicevo breve, mi compiace. Ah, bravo! Prego, si accomodi. Grazie. Ecco fatto. Dottor Saracino. Ci avrebbe perché... Ah, no. La sedia, no, certo. No, grazie, una cosa mia. Ecco fatto. Bene. Lei si fa arrivare i pacchi dalla Svizzera, eh? Bene. E fa il commissario. Che è un commissario proibito farsi arrivare i pacchi dalla Svizzera. Altro che! Ecco, ispettore. Queste meraviglie. Adesso ci facciamo quattro risate, eh? Ah, sì? Sì. Perché dal palco esce il pulcinello. No, è spiritoso. Lei sa leggere? Come sarebbe a dire? Lo dico, può leggere anche senza gli occhiali? Ma io leggo con gli occhiali, senza, comunque. Adesso si ride. Sì? Leggo, cosa c'è scritto qua sotto? Qualche barzelletta? Non faccio lo spirito. Ci si ride, venga. Cosa c'è scritto qua sotto? Ah, effetti personali usati. Bene, ci siamo. Caro commissario, lei mi insegna che effetti personali sono camice, cravatta, colletto, mutande e pedalini. Dove sta tutto questa roba? Sì, ha ragione, ma vede... No, qui ci troviamo né più e né meno di fronte a scatolette chiose. Scatolette? Chiose. Non è possibile. Come non è possibile? Permette? Questo è svizzero. Sì, ma sono chiose. Saranno chiose, ma io non vedo... Sono ermeticamente chiose. Ah, chiuse, voleva dire. E dice chiose, scusa. Ma non so felice. Scatolette ermeticamente chiose. E vabbè. Con una scritta in tedesco, mi capite? In tedesco. Contenente apparentemente medicinali. Ah, commissario, a me nessuno mi fa pezzo. Ma caro cavaliere, commendatore, cos'è? Nessuno vuole farlo fesso, poi non c'è bisogno. Ecco, bravo. Lei già la... Lo sono, è questo che voleva dire. No, non mi sarei permesso, dico, lei già è così. Che cosa ne posso sapere io? Che questi medicinali non siano morfina, marijuana, cacaina? Cacaina? La prima volta. Dunque, nella scatoletta. E chi l'ha fatto? Ah, in Svizzera. Uno svizzero ha fatto la cacchina. Ma lei voleva dire cocaina. Perché? Cosa ho detto? Ha detto cacaina. No, ho detto cacaina. No, ha detto cacaina, l'ho detto questo ricchio qua. Sembra che mi vuole insegnare a parlare l'italiano. No, per carità. E allora? Per carità, è questione di lingua. Ah, Garibaldi che hai fatto. Cosa sta dicendo, Don? No, parlo con un amico mio che abitava a Caprera. E lo lasci stare, amico suo. Basta! Ispettore, e cosa si crede? Io sono un commissario, sa. Non sono mica un pinco pallino. Che faccio il contrabbando di cacchino? Cocaina, come dice lei? Sì, calmi, non si arrabbi, non si inalberi, dottore. Mi inalberi perché lei insiste. Va bene. Poi si deve parlare con un delinquente. Non sarà morfina, non sarà marijuana, non sarà cacaina. Allora me lo vuole dire, Kenge? Me lo vuole dire? Kenge? Kenge? E Kenge? È medicinale, che è questo? E questo l'abbiamo assodato, ma che specie di medicinale c'è qua dentro? Oh, santo... Permette, senta. Che c'è? Non voglio... Dica. Scusi, A parlare. Io non l'ho capito. No, sta farfogliando. Cosa dici? Non devo andare via. Ma tutta assieme parla così. Non la capisco. Cosa dici? Sto parlando sottovoce. Mandi via questo, devo dirle una cosa. Va bene, lo diceva chiaramente. C'era bisogno di questi sotterfugi. Vai via, per piacere, Carlino. Vai a fare altre cose tu. Vai, ecco qua. Chiudiamo pure la porta. Eccoci qua. Ce la vuole dire questa cosa confidenziale? Lei mi deve scusare, ma prima davanti a quello ho avuto un po' di... soggezione, capisco. Ma come non deve avere soggezione, può parlare liberamente. Sono un uomo. Non ho capito. Sono un uomo. Ah sì? Ah no? No, dica, sì. È un uomo come me. E quindi che vergogna. Perciò. Don. Don, dica. Io? Sì. Don. Dica, don. Don.
Dica don. Più alto forse. Don. Ma non sto dicendo di fare la campana, sto dicendo dica, parli. Ah, dunque. Ah, dice don. Se dico don, dica don. Dica don, ma io l'ho capito. Ma lei mi vuole prendere in giro, dottor. Ma non lo permetterei, signor Mastino. Parlo per piacere, che non c'ho tempo da perdere. E neanche io devo andare a... Faccia presto. Dunque, deve sapere che io ho una piccola affezioncella, che debbo assolutamente... Chi è? No, sono io, dico. E allora devo ricorrere a quelle svizzere, perché quelle italiane io ci ho provato. Niente, ma no, nemmeno a parlare. Acqua fresca. Invece quelle svizzere, dico... Dottor Parolo d'Onore, io non ho capito ancora cosa vuol dire lei. Non ho capito. No, lei mi fa solamente... Mi dica un po', lei mangia tutto? Io mangio regolarmente, come ogni fratello cristiano. Beato lei. Di modo che quando è quel momento lì, lei... Quando specialmente ho mangiato bene. Soddisfatto. La invidio è che io invece di mangiare in bianco, ecco tutto che mangio in bianco. E allora... La svizzerotta, hai capito? La visione di... Come sa, mi dispiace, ma io non ho capito una parola. Supponiamo. No, guardi, con me deve parlare senza supposizione. Parli, deve dire cose reali, niente supposte. Supposte! Me l'ho tolta dalla bocca. Io per suggestione non volevo nominare questo aggettivo. Supposte. Lì dentro ci sono le supposte. Ecco. Ah, le supposte! Sì. Il farmaco! Il farmaco. Che scherzoso! Scherzoso! Alle supposte, alle perciò faceva colpito. Ciao, io che queste capisci. Ah, commissario, che sembra una barzelletta! Mi dispiace, caro dottor, ma supposto o non supposto, lei una piccola multa la devo fare. Va bene, la vaga, non cascherò in mondo. Quando è? 37.000 lire. È rimasto paralizzato? No, dico 37.000 lire. 37.000 lire? Dico, ma che scherzi? C'è la frode. Ma che frode è frode? Ci stava scritto effetto personale. Ma non mi faccio arrabbiare, frode. Ma lo sa lei, questa afflizione dopo l'ho contratta io, è causa di servizio. Causa di servizio? Sì, signore, stando seduto le ore dentro a una pantera, davanti a una scrivania, correre, andare avanti, indietro, dormire peggio, mangiare male, ha capito? Sempre a servizio dello Stato. Queste sono supposte parastatale. Commissario, veniamo alle corte. Statale o non parastatale, lei le supposte non se le mette se non paga la multa. Ah sì? Sì? Ti piaceva? Io piglio 37.000 lire, di uno su una contata e te le do, ma... A me, semmai le dà lo Stato e fate come parla, capite? Guardi che io vivo del mio stipendio, che si sappia una buona volta e per sempre. E anch'io vivo del mio stipendio quando lo vuol sapere, ha capito? Ma guardalo lì, non mi è mai successo. Ah sì? Perché le altre volte che cosa le è successo? Mi sono arrivate centinaia di questi pacchi dalla Svizzera. Breve! Sì, mi piace. E allora c'è l'ammendate, 5 volte l'ammendate. Ah, sì? Sì, signore. Ah, sì? Sì. E sa cosa le dico? Che se ne venga lei. Io non ne ho bisogno di supposte. Per ora, ma le verranno. Ma di e le soffrirà come ho sofferto io. Commissario, vadi come parli. Lei è cattivo, ha capito? E quelle cose sono in agguato. Ma quando spondano come spondano l'uno a Maricaro, lei farà i saltini, sodori, ma strilli. Carlini, la porti fuori, Carlini! Commissario, avete letto tutto quello che ho saputo sull'ispettore di Dogana? Ho letto. Cose dell'altro mondo. Proprio? Le dico, lei è sicuro? Come? Io ho parlato col portiere. Hai capito? L'ispettore Mastrillo, integerrimo funzionario di Dogana, 150.000 lire al mese. Appartamento, attico, superattico, 10 stanze, argenterie, mobili antichi. Maggiordomo, 2 cameriere, tutto. 4 boutique. Proprio. 3 per la moglie, 1 per l'amica che lo chiama Pipì. Pipì. Io non capisco come fa a fare tutto ciò con 150.000 lire al mese. Beh, veramente il portiere mi ha detto che so che lui vince spesso a Toto Calcio, sì. Che ha trovato un sistema, lo chiama sistema. Avanti! Signor commissario, c'è il dottor Mastrillo. Oh! Dottor! Casca come il calcio sui maccheroni. Fai entrare! C'è come? Ernesto? Prego! Disturbo? Oh, ma che disturbo! Se devono parlare di cose loro, io posso aspettare. No. Parliamo di cose d'ufficio. Cose d'ufficio. Come sta, dottore? Ma guarda che piacere. Di sabato, tira una sedia al dottore. Ma come date, lascia piacere. Grazie a te. Prego. Dottore, che piacere. Ha visto che cosa le ho portate? No. Che un altro vitello. No, sono quelle cose che... Non è... Ah, ho capito.
Ma guarda un po' che pensieri gentili che lei ha avuto. Ma lo sai, queste cose a me mi commuovono. C'è ancora della gente che ha dei pensierini, ma neanche un fratello avrebbe fatto una cosa. No, no, dica per me, per carità. Grazie, grazie. Ci siamo conosciuti in queste strane circostanze, che però mi hanno fatto capire tante cose. Per cui io non posso mai permettere che un impiegato come lei... Impiegato? No. Un impiegato dello Stato. Ah, impiegato dello Stato, sì. Paghi sì, una sì. Multa di 37.000 lire. Io ne sono riconoscente e grato, ecco. È dovere mio, per carità. Lei vive come me, beh, sì, sì. Arrotondando. Ma lei arrotonda molto bene, però. Lei arrotonda molto bene. Quella casa, servitù, maggiordomo, la Cadillac. Cadillac. Quattro bottiche. Quattro. E l'amichetta. L'amichetta. C'è cosa credo, dottore? C'è cosa credo lei? Che io sono felice? No. Io sono un disgraziato. In chi me la dovrei prendere? È il fate che ha voluto così. Il fato? Sì. Oramai mi trovo in queste circostanze. Sono 10 stanze, dottore. Debbo mantenere per forza questo tenore. Ma sì. Ah, lei oltretutto mantiene anche un tenore. No. Ma c'è cosa capito, dottore? Tenore? Questo tenore di vita che sto mandando. Scusi, tenore di vita. Lo so. Disastro, caro dottore. E lei si lamenta, eh? Lei si lamenta. E io la invidio. Caro Mastrillo, lei permette che la chiamo Mastrillo? Per carità, sono onorevole. Caro Mastrillo, magari potessi conoscere quel sistema io. Manderei il tenore, la prima donna, la soprano, il baritono, il basso, tutta l'opera. Ma di quale sistema parlo? Del totocalcio? Chiamiamolo Dodo Calcio. Come? Come? Qua a Roma, No. Io ho delle amicizie, delle conoscenze, ho delle porte aperte, capite? No, vorrei... ho capito, dicevo come, pure lei... Ah, sì, sì, sì. Non possiamo rimanere un po' a quattro occhi? Sì. Ma andiamo via, Cus. Sì, ma... Cus! Allora, dottore, Cus da voi non me l'aspettavo, vorrei. Ma Cus non è un sbagliato, lo devi di sabato. Di sabato, io mi allontano come dire col dottore. Fate, se fate. Mi cercano torno subito. Fate. Prego, dottore, da questa parte. Conferme, spiegate. Quanti antipatico quando parlo io. Entri. E c'è cosa fa? Mi porta a parlare nel gabinetto. Zitto, questo è l'unico posto tranquillo. Gli uffici sono pieni di gente, si sentirebbero, non si poteva parlare liberamente. Vabbè, senta. No, posso parlare all'impiede. Senta, meglio seduto. Senta un po', mi dica, il suo sistema com'è? Ah, quel sistema? Quello del totocalcio. Il totocalcio, il totocalcio. Me lo dica, su, io ho capito tutto. Voglio entrare nel suo affare, in questo suo affare. E se non me lo dice, niente per me, niente per nessuno, poi faccio buttare per aria tutto. Com'è il suo sistema? Come fa a fregare i soldi alla dogana? Ma come ha fatto a capire? Mastri... Camisciule fesso. Come fa? Che le devo dire? Oramai sono stato scoperto, devo parlare. Però, che commissario in gamba. Modestamente. Che le devo dire? Voglio solamente sperare di avere a che fare con un uomo comprensivo e pratico, diciamo. Ma sì, vuoi sapere la verità? La verità? Io mi sono stufato a fare l'indicato statale a 150 milioni al mese. Sono stufo, non ne posso più, voglio evadere. Brevo, capisco, brevo. Capisco benissimo, c'ha ragione. Però se ne è accorto troppo tardi, caro commissario. Che vuoi fare? Io no, io me ne sono accorto 4 anni fa. Meglio tardi che mai, va bene. Dunque, me lo vuoi dire com'è questo sistema di fregaggio della dogana? È l'uovo di Colombo. L'uovo di Colombo? Sì. E dove si vede questo uovo di Colombo? Dalla Svizzera. Sì. Dalla Svizzera. Arrivano questi uomini? No, arrivano gli orologi. Ah, orologi, vuoi dire? Mettiamo il caso. Arriva una partita di orologi da Ginevra. Benissimo, benissimo. Io faccio la bolletta falsa, non la registro. E mi papo le quadrine. Che idea, ma che c'è il sale qui dentro? Modestamente. E c'hai qualche complice, qualcuno che copre? Solo, ma ci sono fesse io. È bravo Mastrillo. Indovini un po', in 2 anni cosa mi sono pappato io? Che ne so? Indovini? È che sono il mago di Napoli, Mastrillo. Oh. 1 miliardo. Oh. E che te credivo, cacchere? Cacchera. Che te credevi? Che cosa era? Ah, che cos'era cacchera? Sì. Ora, se in 2 anni mi sono pappato 1 miliardo. Sì, sì. In 4 anni, io e te. Permette che ti dia dal tuo. Sì, dammi del tuo. In 4 anni ti cerco la tua collaborazione di un commissario Solert.
noi due apriamo una benca. Una benca? Ma Strill sarà a cena, benca popolare. Ah, benca popolare. Ci sei? Ci sono, qua la mano. Oh, a fare fatto. A fare fatto. Andiamo. Aspetto voi, aspetto voi. E ci fai dirla a te? No, devo fare la cosa mia. Pronto, pronto? Uno, due, tre, quattro. Smantinato? Hai registrato? Fammi sentire. Indovini un po', un due, e altre cose mi sono pappato io. Che ne so? Indovini? È che sono il mago di Napoli. Ma sì. Oh, un miliardo. Oh. Che decorativo, cacca era. Pipì! Ci sei cascato! Hai fatto lo disco. Mastri, ma cosa ti credevi? Che io ti vedavo sul serio socio tuo? Oh, io sono un commissario onesto e integerrimo. A 150.000 lire al mese, ma sono un commissario! Sfamirato! Ma mente! Hai capito com'è andata a finire? Ho fatto la fine dell'ortolano. Gira e gira la supposta e è finisciuto dietro a me. E tu cosa credevi, cacchera?